Salve signora Zomba. Ciao. Arriviamo. Allora, se c'è uno zombie qua, io mi cago fortissimo. Ma poi sarebbe... Ragazzi, inizia ufficialmente l'Halloween a Gardaland. Oggi siamo nel primo venerdì da paura. E non siamo da soli, ma siamo in una compagnia incredibile. Chris, Mitch, Mirko, eccoci, e il nostro fotografo ufficiale. Se volete venire a festeggiare venerdì da paura, potete venire da oggi, che è venerdì 6, fino al 5 novembre. E i venerdì da paura, che sono diciamo quelli un po' più spaventosi, sono tutti i venerdì di ottobre più anche il 3 novembre. E in questi giorni, come sapete, Gardaland sarà un pochettino più spinto verso il tema horror, un pochettino più pauroso. E potete venire al parco infatti dalle 17 alle 22, come sempre, anche se in realtà io avrei preferito fino alle 23. Altre due novità che potrete trovare al venerdì da paura sono il bosco stregato, che quindi va a sostituire la foresta maledetta dell'anno scorso. Dopodiché c'è una nuova area zombie dietro Fuga d'Atlantide, e solamente durante i venerdì da paura al cinema 4D potrete vedere It. Invece al sabato e la domenica Happy Family The Ride, una roba del genere. Il target è un po' più verso le famiglie rispetto che nei venerdì da paura. Presto, scatta la tua foto qui, presto Chris. Ultima foto. Oh no, fatta, arrivederci. Tanto per cominciare il nostro Halloween, se volete fare trick or treat all'interno del parco, vi consiglio di venire subito al ristorante Camelot a comprare una delle zucche del parco, che costano 12,90€ se le comprate qua, o 9,90€ se le comprate sul sito internet. Una volta presa questa zucca, voi avrete 5 postazioni diverse all'interno del parco in cui andare a fare dolcetto o scherzetto, e riceverete appunto le caramelle di Halloween. Facciamo subito dolcetto, ma c'è anche scherzetto. Scherzetto cos'è? Mi pitturano la faccia anche qui? Sì. Sì? Non si, mi pittura la faccia veramente? Sto scherzando. Ah, ok, era uno scherzo. A posto. Grazie. Ciao. Verso il secondo punto per fare dolcetto scherzetto. Western Emporium. Buonasera. Io sarei venuto a fare dolcetto scherzetto. Sì, allora, ti stacchiamo il tagliandino? Sì, grazie. Ce ne mancano tre. E la Peppa. Grazie, ciao. Mizzica. Ma è gigante qua. Oh. È già pieno. Prossimo punto in cui andare a fare trick or treat si chiama Time Voyager. Effettivamente è davanti al cinema 4D. Quindi andiamo a vedere che cosa offrono qui. Ciao. Siamo venuti a fare dolcetto scherzetto. Ecco qua il tuo marshmallow. Marshmallow? Che cosa? Olè. Quindi qua c'erano i marshmallow, ma ragazzi abbiamo un problema. È già piena. Vi do un consiglio, non andate nei bagni del Far West, perché se andate nei bagni del Far West io non entro neanche, guarda. No, non mi scappa più la pipì. Oh, mancano ancora due punti: Jungle Rapids e Mammoth. Andiamo verso Mammoth. Quarto trick or treat. Qua c'è scritto Mammoth, però non lo troviamo, quindi penso che sia dentro Blue Tornado nascosto. Andiamo a vedere. Sì! Dolcetto scherzetto, vai! Eccolo, pronti! Apriamo il coperchio, proviamo. C'è un drink. Ultimissimo punto, Jungle Rapids. Abbiamo finito il nostro dolcetto scherzetto. No, i Chupa Chups. Bene. Abbiamo finito. Tieni Mitch, te lo regalo. No. Adesso ci andiamo a godere le attrazioni e i dolcetti anche. Arrivano i zombie. Uno show nuovo che c'è per questo Halloween è Windigo, al Buffalo Stage, e al venerdì lo potrete trovare alle 19.30. E qui si può aprire un dibattito, perché ho visto molte pagine Instagram che pensano che questo show sia un piccolo spoiler verso la nuova attrazione 2024 di Gardaland. Che cosa sarà? Non si sa. Molti dicono che sarà la Drop Tower, quella che c'è anche a Chessington, che si chiama Croc Drop, che io tra l'altro ho fatto. È una family drop, quindi è una roba tranquillissima. Vediamo, non lo so, non lo so. Non lo so, lo scopriremo solo vedendo.
arrivato il momento di iniziare a fare una delle novità di Halloween 2023, ossia il bosco stregato. C'è un cane con le ali. Jeremy, ma cosa fai con le ali? Sei matto? Con le ali. Ciao, buon Halloween, ci vediamo. Buonasera. Buonasera. Siete voi coraggiosi che vogliono entrare nel bosco stregato? Sì, signor capitano. Sì, signor capitano. Entriamo presto. Mi raccomando, state sempre dietro di me e non correte. Qui sono racchiuse tutte le formule e gli incantesimi del mondo. Ne conoscete qualcuna? Abracadabra. Abracadabra, poi? Bravo! Bravo! Code di gatto, serpe di mare. Nel bosco stregato vogliamo. Non è funzionato. Ma mi è partito anche Siri. Ma cosa fa con questa formula? Sì, però c'è pieno di ragnatele qua. Bisogna pulire. Sono io. Ma Jack era molto astuto. Tu sei astuto? No, non sono io. Allora, Jack, dicevo, era molto astuto e riuscì a imbrogliarlo. E gli tirò addosso un tizzone ardente. Lo mise sotto una zucca che stava mangiando e da lì nasce la lanterna di Halloween. Infatti si chiama Jack O' Lantern. Wow. Esatto. Ma cosa fa Luffy qua? Cappello di paglia, no? È morto. Ma quali sono i vostri gusti preferiti? Arancia. Arancia. Perché io pensavo tipo fango. Buono quello. Spero vi siate divertiti nel bosco stregato. Buona serata, buon Halloween. Ciao, ciao. Arrivederci. L'esperienza è stata resa super mega family, quindi devo dire che è stato effettivamente divertente. Se ci andate in compagnia, mi raccomando, interagite con la streghetta dentro, perché così vi divertite sia voi che anche la streghetta. Non ci sarà più la foresta maledetta, vedremo dove sono gli zombie, perché io, da quello che so, potrebbe esserci anche qualcosina nel labirinto di Jumanji. Fuga d'Atlantide e labirinto di Jumanji sono le zone in cui andare in questi venerdì da paura. Ora però andiamo a vedere la novità dentro il cinema 4D, ossia It. Tra parentesi, It, mio film horror assolutamente preferito in discorso. Hai paura, puoi tenermi la mano. Io ho un super debole per It e mi è piaciuto tantissimo questo spettacolo. Il film di It, assolutamente, quindi fa paura. Attenzione, i minori di 14 anni devono essere accompagnati, secondo me, giustamente. Però sappiate che lì dentro potreste rimanere un pochettino traumatizzati. Comunque io ve lo dico tutte le volte, ma venire nei parchi quando c'è buio ha sempre il suo fascino. Poi Gardaland quest'anno ha aggiunto anche del fumo in giro. Tanta tanta roba, bravo Gardaland, ad Halloween ci va sempre il fumo. E comunque oggi, per essere il primo venerdì da paura, devo dire che l'affluenza non è altissima, perché Jumanji ha 30 minuti d'attesa. Abbiamo visto molto 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 peggio, però sappiate che man mano che si va avanti con la stagione sicuramente ci sarà sempre più gente, quindi venite preparati. Che cosa? Una zombie zone che non era stata annunciata nel sito, all'interno del labirinto. Andiamo subito, presto. Oh no, oh no, oh no, mi discombabula. Oh, ci sono le urla di già. Bellissimo. Figo. C'è un sacco di fumo. Salve, signora zomba. Ciao. Arriviamo. Ok. Faccia la brava. Chi guida? Io vado di qua, penso sia la via giusta. Ci vediamo. Oh no, oh no. No, abbiamo perso Mitch, arrivederci. Allora, se c'è uno zombie qua, io mi cago fortissimo. Poi sarebbe... Ah, vaffanculo. Eva, è stato Mitch, non era uno zombie. Scappate! Ma guarda che bello col fumo! Guardate, fighissimo col fumo così comunque, eh. Bravi! Oh mamma! Vi consiglio di andare di là. Andiamo! Sì. Yeah.
qua se non è che insomma io non mi fido di questi posti. Mizzica, però ha detto che qua è tutto a posto. Eccola la nostra amica, buongiorno. No, questo no, però questo mi fa venire l'ansia. Ma siamo in un vicolo cieco, dietro c'è una zomba. Aiuto. Aiuto. Porca troda, mi hai fatto mega paura, sei matto. Ah, salve, arrivederci. Porca vacca, ce l'abbiamo fatta! Labirinto di Jumanji, assolutamente consigliato, molto 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 bello. Attenzione ai bambini perché effettivamente potrebbero spaventarsi lì dentro perché ci sono tanti zombie. Secondo me sono stati molto bravi a tematizzarlo per Halloween e a metterci dentro gli attori. Tolto la foresta maledetta, ma messo il labirinto maledetto. Bravi. Ora ci manca in realtà da vedere lo spettacolo Midnight, far l'aperitivo perché questo qua sennò dopo ci ammazza. E poi dobbiamo vedere anche l'ultima scare zone dietro Fuga d'Atlantide. Ovviamente le horror zone, quindi questa qua, quella del labirinto e quella della zona Fuga d'Atlantide, ci saranno solamente al venerdì. Quindi se venite sabato e domenica state tranquilli che non ci sono mostri in giro per il parco. Forse qualche zombie, ma non ne sarai così sicuro. Anzi, se venite fatemelo sapere perché non lo so. Prendere un tavolo presto, ho finito le mani. Eccoci qua. Mangiamo alla velocità della luce che poi abbiamo subito lo show. Questo pare essere un panino al carbone con la mortadella. Ciao, guardiamo il tuo video, possiamo farci una foto? Assolutamente sì. Panino con la mortadella, molto buono. Alla fine se volete solo il drink nella zucca costa 7,90. Se volete l'aperitivo completo, quindi con i panini, 10,90. Finalmente è arrivato il momento di andare a teatro a vedere Midnight, l'ora del Duca, il nuovo show di Halloween di Gardaland. Ovviamente se volete vederlo vi consiglio di andare là almeno mezz'oretta prima, vi tirerà via più o meno un'oretta dalla vostra giornata, però vedremo se merita o no. Vai, ce l'abbiamo fatta, ci siamo seduti a teatro per vedere Midnight. Tra l'altro bellissimo che nel frattempo che la gente si siede ci sono tutti gli zombie che vanno in giro per il teatro, molto bello. Il trucco finale che è incredibile, cioè non so ancora come abbia fatto il prestigiatore, l'illusionista a fare quel trucco finale perché è incredibile. Non ve lo spoilero perché è tanta roba. Il classico show di Gardaland con degli artisti bravissimi tra giocolieri e ginnaste e anche ovviamente ballerini e cast artistico molto molto bravi. Io sinceramente se venite nei venerdì da paura forse lo eviterei perché vi fa perdere tanto tempo della serata, piuttosto se venite al sabato e alla domenica, perché no, vi consiglio di vederlo. Ora finalmente è arrivato il momento di andare nella horror zone da Fuga d'Atlantide. Vi ricordo anche che dalle 20 alle 22 c'è il DJ set in piazza Jumanji, quindi se volete divertirvi potete andare lì a ballare, però noi adesso andiamo ad essere spaventati per la zona encounter per di qua.
ha detto di sì. Piccola! Aiuto! Luis, scappa, ma cosa fai lì? Ma che paura, non l'ho vista sta maschera! Porco! Non posso più andare indietro di così, però, aiuto! Sono incastrato, scappa! Vai, via, andiamo! Un'altra, grazie! Oh, tre! Non è modo di salutare, stai qui. Sì, ma c'è il caramello. Quello probabilmente arrivava da Blue Tornado, secondo me. Ma dei, dei... Oh, ma che è successo? Sì, ma dai, è un pezzo. Porco Giuda! Siamo matti! Non so se è vero, certo? Scappiamo presto. Forza. Ho finito la voce. Abbiamo fatto avanti e indietro. Molto bella, però secondo me un po' troppo buia, nel senso che si perdono molto le tematizzazioni che ci sono ai lati. Certo, buia fa super paura perché non ti aspetti i jump scare da parte degli zombie che ci sono all'interno. Bello il fumo, belle le luci rosse. Guarda, un tocchettino forse di luce in più all'esterno ci poteva stare. E quindi si conclude qui il nostro venerdì da paura. Vi ricordo che non tutto quello che avete visto oggi ci sarà anche nei weekend, quindi sabato e domenica. Molte delle cose che avete visto sono esclusive per i venerdì da paura, periodo in cui il parco è aperto dalle 17 alle 22. Purtroppo, secondo me, dovrebbero posticipare la chiusura almeno di un'oretta. Vedi? Vi ricordo anche che se volete venire a festeggiare il 31 ottobre Halloween a Gardaland siete dei matti, però potete venire tranquillamente, anche perché ci sarà un sacco di gente probabilmente, ma in tutti i parchi d'Italia. E vi ricordo che Gardaland sarà aperto fino a mezzanotte. Detto questo, direi che ci possiamo vedere al prossimo video. Ciao!